Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Vi presento i nostri ospiti di oggi subito. Dunque, intanto Giorgio Gori, benvenuto, Partito Democratico, sindaco di Bergamo. E poi benvenuto ad Alfredo Dattorre del MDP, articolo 1. Benvenuto ad Antonio Polito, editorialista buongiorno. Del Corriere della Sera, buongiorno. E in collegamento da Trieste vedo Massimiliano Fedriga della Lega e anche il capogruppo della Lega alla Camera, buongiorno e bentornato. E in collegamento da Milano vedo invece il professor Riccardo Puglisi, economista dell'Università di Pavia, buongiorno e bentornato buongiorno. Anche a lui. Grazie. Allora, naturalmente continueremo a vedere ogni tanto, collegarci e vedere insomma le immagini che arrivano dalla CNN, anche dalle assegnazioni dei circuiti internazionali dell'uragano Irma, vedete che sta naturalmente dominando i palinsesti, diciamo così, delle reti di informazione internazionali, e giustamente Paolo Sottocorona ne spiegava un po' i meccanismi. Noi però naturalmente abbiamo degli argomenti molto, molto caldi, in particolare ce ne sono due che in qualche modo si possono accostare, anche se uno è tutto italiano e l'altro invece è internazionale europeo. Allora, uno è il conflitto ancora aperto tra regioni, il Veneto, la Lombardia e il governo centrale, ma in qualche modo poi vedremo che ha preso anche un colore politico interno al centrodestra, di scontro fra la Lega e Berlusconi e Forza Italia, sui vaccini, che poi ci riporta anche, perché lo ha fatto e lo sentiremo tra poco, il leader della Lega Salvini, l'ha un po' messo insieme anche a una questione che in realtà c'entra poco, che è quella del caso della malaria, delle parole, delle polemiche politiche ci sono state anche che hanno seguito la morte di Sofia, la bambina nell'ospedale di Trento, e una vicenda sulla quale ancora non c'è una chiarezza effettiva e sulla quale invece bisogna muoversi con i piedi di piombo, perché conta anche la scienza. Ma dicevo, questo elemento, quello della disobbedienza in un certo senso tra governo centrale e regioni, è un meccanismo che poi troviamo in una scala più larga su un'altra questione, i migranti in Europa. Sulla disobbedienza punita, censurata dalla Corte Europea del Lussemburgo nei confronti dell'Ungheria e della Slovacchia, che non si sono rifiutate di accogliere e di ospitare i migranti rifugiati, già che avevano status di rifugiati, e che però continuano a promettere che diranno ancora no. Partiremo da questi temi, naturalmente ce ne sono molti altri anche di attualità politica, come capirete, visto che sedono uno a fianco all'altro, Giorgio Gori e Dattorre, che in questo momento è una sinistra che, dice Paolo Mieli, continua a farsi male, però insomma comunque sicuramente combattiva. Allora, cominciamo però con ordine dalle parole di Salvini. Scientificamente dimostrato che alcune malattie debellate nel nostro paese e nel nostro continente sono tornate coi movimenti migratori, punto, senza eccezioni negative o positive. È il documento emesso oggi dalla giunta provinciale di Trento, governata dal PD, quindi evidentemente hanno evidenze scientifiche che li porta a ritenere, non occorre un intellettuale, che il sistema sociosanitario del Centrafrica è leggermente meno evoluto rispetto al nostro, e quindi è più probabile che ci siano portatori sani di malattie che noi avevamo sconfitto. È per questo che avere 10 vaccini obbligatori, fra cui quello della pertosse, mentre una bimba che va in ospedale a Trento muore di malaria, fa arrabbiare profondamente. Però sulla miseria, non so se portino miseria, sicuramente portano problemi sociali. Allora, parto con Giorgio Gori su questo, mettere insieme queste cose, però anche la sostanza di appoggiare il Veneto. Solo la propaganda consente di tenere insieme queste cose, perché la vicenda della malaria, della bambina morta in ospedale, non ha in questo momento una spiegazione. Sto guardando questo titolo, è un titolo, mi piace, non esatto, nel senso che non è per niente accertato che sia lo stesso parassita delle due bambine che alloggiavano nel medesimo ospedale, anche se è possibile ovviamente, però leggevo stamattina i giornali, ci sono medici autorevoli che rimandano ad altre possibilità, la possibilità che siano state
infettate da una zanzara in un campeggio durante una vacanza precedente. Questa zanzara può essere arrivata in Italia in qualsiasi modo. E anzi, a proposito di evidenza scientifica citata da Salvini, l'evidenza scientifica dice che la grande parte degli episodi di malaria nel nostro paese, che sono stati alcune centinaia negli ultimi anni, derivano da voli commerciali, cioè le zanzare arrivano nelle valigie, negli aerei, diciamo che non sono certo i barconi il principale veicolo di trasporto di questi insetti. Oppure c'è anche la possibilità di un tragico errore in ospedale, come abbiamo letto questa mattina, nel senso che è possibile che ci sia stato un contatto di sangue, anche se molto improbabile, da una stanza all'altra. Quindi andrà capito, e quindi fare qualunque tipo di speculazione in questo momento mi sembra solo propagandistico. Anche il metterlo insieme al tema dei vaccini. I vaccini sono necessari e obbligatori in questo momento per proteggere quei bambini che, andando a scuola ma non potendo essere vaccinati per età o perché immunodepressi, sono passibili di contagio. Quindi a protezione di questi bambini tutti gli altri debbono essere obbligatoriamente vaccinati. Punto, non c'è un altro discorso. E la secessione farmaceutica del Veneto di nuovo rimanda solo a temi politici, di propaganda, a temi elettorali. Sappiamo che il Veneto va a referendum il 22 di ottobre, forse Zai ha ritenuto di dover alzare anche questa bandiera, purtroppo sulla pelle delle persone, quindi soprattutto dei bambini. Quindi a me sembra profondamente sbagliato ovviamente quello che dice Salvini in questo caso. Fedriga. No vabbè, e dopo adesso, allora, quando parliamo noi facciamo propaganda, quando parla Gori è dispensatore di verità assolute. Spero che chi ci ascolta da casa si renda conto che così non è. E così non è perché, per esempio, sulla questione malaria, faccio un esempio, non riporto i dati di Fedriga, ma i dati del Ministero della Sanità, che con una circolare ha reso molto plastico la situazione che la malaria ha una connessione con l'immigrazione. L'80% dei casi di malaria sono su persone straniere nel nostro paese, per due tipi di casi, o primo ingresso, che è una parte minoritaria, o chi fa viaggi per ritornare nel suo paese, quindi ritornare in Italia, che sono più dell'80% di questo 80%. Adesso se l'80%... E quindi non ha niente a che vedere con i barconi, appunto. Di malaria. No, a vedere direttamente con l'immigrazione. Cosa stai dicendo? Allora, un conto è un viaggio commerciale, un viaggio di ritorno in un paese dell'Africa. Mi scusi. No, vede, per quanto riguarda la popolazione italiana riguarda soltanto il 20% e non mi sembra che la popolazione italiana in Italia sia il 20%. Se pensi che l'80% della malaria, con una popolazione circa dell'8-9% su base nazionale portata da cittadini stranieri immigrati, il problema esiste? Forse sì, è quello che diciamo magari. Perché non invece di obbligare a dei vaccini, che addirittura di uno, l'Associazione Nazionale dei Pediatri ha detto, guardate, su questo abbiamo molti dubbi, moltissimi dubbi, altro che decreto dettato dalla scienza. È stato un decreto assolutamente abbozzato e su vaccini che riguardano i bambini io utilizzerei un'estrema cautela, non come ha fatto il governo e come ha fatto il Partito Democratico. Per esempio, facciamo obbligatoria la profilassi per quando uno fa viaggi in quei paesi e magari riusciamo a risolvere un problema, no? Non è una questione di connettere o non connettere con questa immigrazione, è una questione di buon senso. Però la profilassi obbligatoria, intanto ci sono alcune cose da dire, prese naturalmente dalle dichiarazioni di tutti, diciamo, gli esperti, scienziati, alcune precisazioni che vanno fatte sul fatto che non si trasmette. A parte, ha detto la pediatra, che neanche hanno mai giocato insieme ai bambini, quindi è importante dire che non si trasmette da uomo a uomo se non ci sono dei contatti. Beh, come no, certo. Quindi questo, e questo va detto assolutamente. Poi, mi scusi, non ho, si capito, sanno... ho capito, no, mi no, scusi. Mi scusi, può esserci qualsiasi tipo di... No, poi mi scusi, la, può esserci... La profilassi non è un vaccino, quindi resta anche quello... Mi scusi. Però se non c'è la persona che ha la malaria, vettore o non vettore, la malaria non viene trasmessa a un altro. Mi sembra come se le colpe sono delle zanzare, facciamo la guerra alle zanzare. Ma il problema è che se qualcuno ha la malaria, la zanzara lo può trasmettere. Se qualcuno non c'è... No, mi scusi, se qualcuno ha la malaria, la zanzara lo trasmette. Se qualcuno la malaria non ce l'ha, la zanzara non trasmette la malaria. Mi scusi, voglio dire...
Puglisi, prego. Ho letto dei commenti, ho letto dei commenti in questi giorni, chiudo, che sono fuori dal mondo. Sono le cose che hanno spiegato sulle modalità di trasmissione tutti quanti i medici. Ho capito, ma parte da chi è malato, parte da chi è malato la zanzara fa il vettore, non è che la zanzara sia auto. Sì, ma ci vuole un certo tipo di zanzara, quindi forse la cosa importante è capire se quel tipo di zanzara è presente in Italia o no. E Puglisi. Sì, vorrei dire una cosa da democristiano statistico, cioè nel senso che io non sono un medico, però qualche competenza di statistica ce l'ho. Dal punto di vista della diversa incidenza di malattie contagiose, Salvini ha ragione, nel senso che non sta dicendo nulla di strano. Un esempio che mi viene in mente è per esempio quello della tubercolosi. Certo. Questo è un dato, da tenere presente senza far finta di nascondersi dietro buonismi stupidi perché non sono collegati alla scienza. Dall'altra parte ha torto sulla posizione dei vaccini, perché l'immunità di gregge, su Twitter sono stato criticato per l'uso del termine, perché è un termine da comunisti, cioè il termine immunità di gregge, perché il gregge sembra una cosa negativa nei confronti delle popolazioni. Questo è il termine scientifico, che significa, per l'appunto, come giustamente diceva Gori, che c'è un problema per l'impossibilità di vaccinarsi per coloro che hanno determinate malattie precedenti. Quindi l'obbligo è sensato. Io distinguerei le due questioni e non le collegherei, anche se viene spontaneo, perché su una c'è un'evidenza scientifica su diverse incidenze delle malattie, dall'altra parte c'è altrettanta evidenza scientifica sul fatto che bisogna tutelare i membri più deboli del gregge, punto. Da Torre. Ma mi pare... Lo dico, non voglio polemizzare, ma così come l'ha imposta la Lega è una discussione imbarazzante, francamente. Nel senso che, cioè, se anche su episodi di questo tipo, su cui tra l'altro ancora neppure i medici sono riusciti a fare luce, si innesca una polemica politica, è davvero difficile fare una discussione. Penso che valga la pena di rinunciare, anche perché poi non ho capito quale sarebbe l'alternativa, cioè visto che... Semplicemente la presenza in determinati paesi a creare una qualche situazione di rischio, non capito? Dovremmo produrre una situazione di isolamento totale, quindi siamo di fronte all'agitazione strumentale di temi a fini elettoralistici, che tra l'altro quando tocca anche vicende del genere, a mio giudizio diventa particolarmente fastidiosa. Chiamo in causa Antonio Volito che a tirare un po', non dico i fili perché appunto sono cose che poi è un po' complicato mettere insieme, però nel dibattito politico, nel discorso pubblico di queste ore, come vediamo, questo accade. Quindi... Sì, ma è ridicolo che accada, cioè che i partiti o forze politiche debbano, diciamo, discutere con scarsa competenza di causa, con scarsa conoscenza di causa. Di queste cose con la parte, con la destra che deve fare, la destra sovranista deve fare quello che dice che le malattie le portano gli immigrati e la sinistra, diciamo, cosmopolita che deve negare che le malattie vengono anche dall'estero come accade. Fatemi finire. Adesso, per esempio, il Plasmodium che lei citava prima è il parassita, è chiaro che è lo stesso parassita, i bambini sono ammalati della stessa malattia. Il problema da verificare ora è se l'ha portato una zanzara, il che sarebbe paradossalmente peggio, e qui peggio, lo dico ai leghisti, certo, l'avesse preso nel contagio in ospedale, perché vorrebbe dire che in Italia c'è la zanzara anofele, diciamo, di quelle caratteristiche, di nuovo, vista che è stata eradicata, tra l'altro è stata eradicata dagli americani. E visto che stanno tutti dicendo che non c'è, appunto, che non ci sia. Che tutti stanno, diciamo, insistendo sul fatto che non ci sia, perché è peggio, perché la globalizzazione... diciamo, lo dico in questo caso a quelli della sinistra, la globalizzazione porta tante cose, diciamo, buone e meno buone, tra l'altro porta i viaggi, e nei viaggi camminano esseri umani e insetti, quindi può anche essere, speriamo che non sia, ma può anche essere, ma questo è un dato di fatto. Il fatto che la TBC, come diceva giustamente Puglisi, abbia avuto una recrudescenza in Italia è sicuramente connessa al fatto che arrivano persone da paesi in cui
questa malattia è diffusa, mentre invece in Italia era stata messa sotto controllo, e in quel caso il contagio non è così difficile come nel caso della malaria, dove deve essere inoculazione da sangue a sangue, quindi molto complicato, ma è molto più facile perché, se vi ricordate, quando eravate bambini tutti avevamo nei cartelli negli autobus vietato sputare in terra, perché la TBC si trasmette in quel modo lì. Dunque, detto questo, appunto, Puglisi l'ha detta molto bene, questo dovrebbe spingere a una maggiore accortezza profilassi, di vaccini, cioè, non la polemica dei leghisti è veramente insensata, è dire siccome c'è un caso di malaria, non vacciniamo i bambini di pertosse, ma a parte il fatto che di pertosse e di morbillo si muore, e in Italia sono morti di recente dei bambini molto piccoli che non potevano vaccinarsi contro il morbillo perché non stavano bene, non avevano la possibilità di farlo dal punto di vista sanitario, sono morti perché non c'è l'immunità di gregge, c'è meno immunità di gregge, come dice. Quindi, allora, per favore, io dico una cosa, lasciate stare. Occupatevi di amministrazione, di governo del paese, di immigrazione, di questioni sociali, ma non parlate di quello di cui non sapete nulla. Peraltro Zai ha fatto tutta un'attività di monitoraggio sui vaccini che non era una linea antivaccino, diciamo così, è adesso che ha preso questa... Ma appunto, mi scusi. E allora però... No, mi scusi. Allora questa... mi scusi. No, ci tengo però a specificare, perché è un tema assolutamente importante e delicato, e non è che si può parlare un tanto al chilo. Esatto. La Lega non ha mai detto, non ha mai fatto la battaglia contro i vaccini di non vaccinare. Non prendiamoci in giro. La Lega ha un'impostazione totalmente diversa da quella del... ha un'impostazione totalmente... E anche oggi, non è che Zai ha cambiato idea. La Lega ha un'impostazione totalmente diversa però da quella del governo, dove non crede che con le politiche dell'obbligatorietà, delle volte è veramente anche forzosa e forzata, perché io faccio un esempio anche a una persona che non è del settore, passare da 4 vaccini obbligatori a 10 o fino a qualche mese fa, visto che la Lorenzin non è ministro da un giorno, questi erano dei pazzi irresponsabili, oppure da un giorno all'altro portare da 4 a 10, un dubbio a uno viene. Ma seconda cosa, noi non abbiamo mai detto di non vaccinare. Ma qual è il dubbio, Federica? Qual è il dubbio? E per il rapporto, il dubbio è questo, è per il rapporto con le famiglie, che come ha fatto esattamente il Veneto, noi dobbiamo informare le famiglie e dare libertà di scelta dopo essere ben informati. Io ho fatto vaccinare mio figlio, anche con i vaccini facoltativi, quando non erano obbligatori, va bene? Però l'ho dovuto fare come scelta di famiglia, come scelta di padre, parlando con il medico. Il problema è che le scelte di alcuni danneggiano. Un parallelismo col 68? Ma non è vero, in Veneto c'è un esempio eclatante, hanno fatto una campagna informativa molto eclatante, sono saliti moltissimo, devono ancora fare un percorso, ma sono saliti moltissimo verso una discesa della percentuale di vaccinati fino a qualche anno fa, con un'informazione seria, fatta in collaborazione con le aziende sanitarie, fatta in collaborazione con i medici, ed è salito insomma, moltissimo. Insomma, Federica, ancora. Lavoriamo in quella direzione. Però... Parliamo della maggioranza silenziosa, cioè il parallelo col 68 che voglio fare è questo, un po' eretico ma è questo. Allora, nel 68 c'erano quelli che avevano una certa linea politica rivoluzionaria, 6 politico, 18 politico, bla bla bla, e poi a un certo punto è emersa la maggioranza silenziosa che era stufa di questa roba. Adesso io penso che bisogna fare lo stesso ragionamento riguardo al tema dei vaccini. C'è una maggioranza silenziosa che vuole vaccinarsi, ok, e poi ci sono dei fissati... Bene. Che si basano su dell'evidenza empirica ridicola, tra l'altro falsa, perché c'è un famoso articolo su Lancet che è stato ritirato da Lancet a proposito del legame tra vaccini e autismo, che era basato su dati falsi. Ma quindi la maggioranza silenziosa vuole i vaccini e bisogna smettere di rincorrere sti pazzi scriteriati no-vax. Vuole che si vaccinino anche gli altri ragazzi. Il punto è questo, il punto è quello però che stava dicendo Polito, ma Gori voleva replicare. Due precisazioni. La prima è che non ho affatto detto che il tema non abbia a che fare con i viaggi verso i paesi dell'Africa dove... ci sono ancora i ceppi di queste malattie. Cioè, e dalla... poi viaggino col barcone o con l'aereo. No, non è la stessa cosa però, nel senso che un conto sono gli stranieri che risiedono in Italia magari da 20 anni e che vanno a fare un viaggio nel paese d'origine e lì possono contrarre la malattia se non è stata fatta una buona profilassi. E un conto sono i barconi. Siccome invece nella propaganda leghista le due cose sono la stessa cosa. Sui barconi non viaggiano persone malate? Come? Sui barconi non viaggiano persone malate? No, ho detto che c'è una... Ma l'ha detto... Sono i dati che ha citato Federica, nel senso che è una minoranza dei casi. Quella legata in qualche ai viaggi dei rifugiati e dei profughi, mentre la maggioranza dei casi si rifà a viaggi commerciali,
Quindi è assolutamente diverso e secondo me è giusto sottolinarlo, non c'è alcun buonismo in questo. Io le potrei dire, allora per esempio la scabbia non è così, le potrei dire che la TBC non è così, non ha senso questo ragionamento, cioè pur di difendere i barconi non dobbiamo negare il fatto che stiamo difendendo i barconi, stiamo dicendo che non è il caso di attribuire ai barconi la malattia della bambina, morte di questa bambina, curarmi e isolare il contagio, ma non negare. Il punto che è pulito è che esattamente come diceva lei, può venire con i barconi, ma può venire anche con un viaggio in Africa. No, appunto, il punto è come è stato trattata. Più movimenti come... ci sono, certo, più questi rischi aumentano. Sì, però il punto è come è stata trattata siccome questa siccome vicenda la sintesi in fatta caso, dal responsabile non... della Lega sull'immigrazione è, siccome è successo questo tragico episodio, chiudiamo ermeticamente le frontiere, facciamo espulsioni di massa, io dico che secondo me questa cosa non questo ha un senso. Discorso. Ecco, questo sto dicendo. Ci fermiamo per la pubblicità, restate ma con noi. Questo, sì, ma... Federica... Ma è un personaggio strano. Gori è un personaggio. No, ma Gori è un personaggio strano, si inventa dichiarazioni, dice le cose, parte da tesi. Adesso almeno è arrivata alla convinzione, ringrazio Polito, che molte volte abbiamo posizioni diverse, però almeno è riuscita a far dire a tutti, Gori compreso, che esiste una correlazione tra immigrazione e nuove malattie. Però che questa relazione, presenti, come ricordava Puglisi sul caso, è un dato oggettivo. Questa è relazione permetta Federica, tra migrazioni, tra movimenti, cioè più la gente si sposta, più viene in contatto certo con paesi dove ci sono malattie ancora endemiche, come il caso della malaria, che in Africa è ancora endemica, certo, mentre in Italia è stata estirpata, certo, e quindi certo più aumenta il rischio. Questo è un dato di fatto, non è che... Ma certo, dopodiché, siccome siamo un paese europeo, moderno e civile, abbiamo i mezzi per dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare. Restate con noi. Allora, volevo tornare però all'altro lato della questione, Federica, cioè al fatto che all'iniziativa di Zai, appunto alla protesta delle regioni di Zai e poi anche, insomma, c'era Maroni con più cautela, ma insomma, in particolare di Zai del Veneto sulla obbligatorietà dei vaccini e questo scontro con il governo che è arrivato, insomma, che comunque è molto forte, anche se veramente nella serata di ieri c'erano anche voci di contatti, colloqui e quindi per la possibilità di Zaia di tornare indietro. Intanto le chiedo se è così, cioè se Zaia può raggiungere un accordo, insomma un compromesso su una questione molto delicata e proprio perché non ha un atteggiamento no-vax il governatore del Veneto. E l'altra cosa però è che Forza Italia si è, insomma, è assolutamente contraria, quindi se Salvini dice no ai Soviet, Forza Italia dice insomma no, e quindi questo apre una frattura a destra. Vabbè, per quanto riguarda Forza Italia è una loro opinione, ne prendiamo atto, ma andiamo avanti sulla nostra strada. E Zai è stato sempre molto chiaro. Ripeto, l'ha dimostrato con i fatti, con le politiche portate avanti in Veneto, sì, ha aumentato la percentuale di vaccinati senza imposizioni folle, senza imposizioni folli che riteniamo sbagliate perché in realtà creerà sì, semplicemente ma il punto è fino a che punto arriva lo scontro che anche è stato, come dire, insomma, anche dei profili di costituzionalità, di rapporto di questione proprio giuridica dello scontro tra l'applicazione di una legge del governo e l'autonomia di una regione. Mi scusi, non è che Zaia non l'applica, semplicemente ha la Regione Veneto ha interpretato la norma dando maggior tempo per diciamo entrare in vigore a pieno regime. Il governo dice no, non si può fare. Zaia dice secondo noi, secondo la nostra interpretazione, si può fare. Non vedo nulla di straordinario o di diverso rispetto ad altre imposizioni del governo nazionale che sono state anche su altri tipi di materie. Penso che con estrema responsabilità Zaia si sia mosso in questi anni, molto prima del decreto, molto prima della Lorenzin, per riuscire ad aumentare la percentuale di vaccinati in quella regione, ottenendo anche un ottimo successo. Non vedo, diciamo, lo scontro, sembra che sia lo scontro tra chi non vuole vaccinare a prescindere e chi vuole... Sì, sì. Non è così. Quello è un piano, stiamo facendo anche il piano invece dello scontro proprio con il governo, tecnicamente, se è possibile che un decreto del governo sia di disatteso, certo. A Federica, certo. Perché... Maroni in Lombardia, che pure è un leghista, ha fatto la cosa, la scelta opposta e si è conformato invece alle decisioni, alle regole del governo.
Ma guardi, semplicemente perché noi abbiamo dei governatori che governano il territorio e non è che il partito nazionale dite fate sui vaccini, non fate sui vaccini, su queste cose, ma sì, ognuno giustamente, rispetto anche alle esperienze che ha avuto nel proprio... Sì, ho capito, ma i governatori diversi, i territori diversi, anche le esperienze di governo diverse, Zaia aveva avuto ottimo successo per quanto riguarda la percentuale di vaccinati, ripeto, con delle politiche informative, la percentuale, democratiche, ma se la legge dove dice tutti, le famiglie. Se la legge dice tutti, Gori? Legge molto ancora chiara, e così sono stati chiari i ministri. La Lombardia ha fatto retromarcia dopo aver precedentemente deciso di dare 40 giorni di proroga. Credo che abbia fatto la scelta giusta, anche se ovviamente questo ha determinato un po' di confusione nella nostra regione. Viceversa, la posizione di Zaia mi sembra peraltro più morbida di quanto non la racconti il suo segretario, nel senso che Zaia dice, secondo me l'interpretazione del decreto consente questa dilazione di 2 anni, però se mi spiegano che non è così sono pronto a uniformarmi. Viceversa, ieri Salvini ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto no a obblighi sovietici, le vaccinazioni sono un favore alle multinazionali che usano l'Italia come cavia, come capite, insomma è un altro registro questo. Cioè, anche questa differenza. Sì, questo nei paesi europei così non è. Questo tema però... Negli altri paesi europei non ci sono 10 vaccinazioni, cioè vorrei capire se noi siamo i più illuminati di tutta Europa o perché negli altri paesi non ci sono 10 vaccini obbligatori. Se c'è una legge dello Stato, quello è. Per quanto riguarda il morbillo, noi siamo purtroppo la pecora nera d'Europa, perché addirittura di recente... No, sono 10 vaccinazioni, sta bene che non riguarda solo il morbillo. No, non lei è che ha detto l'emergenza morbillo sì. Lei ha detto perché siamo così attenti. In realtà non siamo molto attenti perché noi abbiamo una recrudescenza di epidemia di morbillo che sta costando anche vite umane e che comunque, diciamo, in ambito internazionale è stata segnalata. Gli Stati Uniti hanno addirittura segnalato che chi viene dall'Italia deve dimostrare di aver fatto la vaccinazione contro il morbillo perché c'è una recrudescenza, quindi non siamo proprio, come posso dire, la cosa migliore. Però Polito, mi pongo una domanda, se l'emergenza era morbillo, si poteva interdire, facciamo sul morbillo, interveniamo, perché 10 dove negli altri paesi d'Europa non è così? C'è il dubbio che mi pongo, posso pormelo? O negli altri paesi d'Europa sono giorni certo pazzi su internati che vogliono far malare i loro cittadini? Forse però ogni situazione ha addirittura partito da dove? Sì, un momento Federica no, scusi, addirittura era talmente scientifico, chiudo veramente, era talmente scientifico che il decreto iniziale partiva da 12 e poi si è arrivata a 10. Cioè o la scienza ti diceva, i dati statistici, 12 bisogna farli obbligatori perché sono necessari. Come si fa nella conversione passare da 12 a 10 quando si parla di materie puramente scientifiche? Palesemente scientifiche, che il Ministero della Sanità non dovrebbe indagare. La Torre, però poi vorrei arrivare anche al referendum, anche alla questione del referendum che era evocata da Gori. Ma appunto mi collego anche alla questione del referendum. Mi chiedo però una discussione di questo tipo, come si possa fare regione per regione? Cioè, non capisco perché queste argomentazioni debbano valere in Veneto e non in Lombardia, tra l'altro è una regione limitrofa, governata da una... Ma non è che vale o non vale, dipende da... È quello che state rappresentando con l'operato, tra l'altro, dei vostri amministratori. Ma... E qui mi collego anche al tema... Federica, però lasci parlare anche da Torre. Del referendum, che questa iniziativa del referendum a me pare abbastanza sconclusionata. Devo dire, io sono anche... Dobbiamo ricordarlo, perché è talmente ottimo. In ombra che forse anche i telespettatori ne sanno poco. Questi si parla di un referendum consultivo in Veneto e praticamente dovrebbe autorizzare poi quella regione a battersi per ottenere maggiore autonomia rispetto, quasi come le regioni autonome, insomma, come tipo di autonomia. No, ma è tutto un po' diverso. È un momento, sentiamo. Gori, perché Gori allora, so che intanto è d'accordo anche intanto, per farlo in Lombardia. Intanto il referendum è convocato il 22 di ottobre, la regione Lombardia l'ha convocato esattamente come il Veneto, nella stessa data. Sono referendum consultivi, come ricordava, che hanno come oggetto una previsione della Costituzione, cioè la Costituzione dal 2001, per volontà del centrosinistra che scrisse quel pezzo della Costituzione, prevede che le regioni che hanno i conti in ordine possano negoziare con lo Stato maggiori competenze e le risorse per gestirlo. Questo è l'oggetto del referendum. Ovviamente è un referendum che a mio giudizio si poteva evitare, tant'è che la regione Emilia-Romagna, governata dal centro-sinistra, sta facendo un percorso non referendario,
e quindi ha consultato le autonomie locali, le forze produttive, eccetera, per aprire questo negoziato col governo, la Lombardia e il Veneto hanno deciso di chiedere ai loro cittadini se sono d'accordo o no. Io credo che sia difficile non essere d'accordo, lo dico da lombardo, da amministratore di un capoluogo della Lombardia, chiedere. Nel senso che io credo che sia appunto una previsione assolutamente legittima e credo che possa essere, perdonami, no, senza in alcun modo mettere in discussione l'unità nazionale, a differenza di quello che invece propaganda la Lega e il governatore Maroni, una cosa che può in qualche modo rendere più efficiente l'amministrazione delle nostre regioni. Il tema politico è che cosa invece viene raccontato ai cittadini veneti e lombardi intorno a questi referendum. Io vedo la propaganda leghista tutti i giorni e questa propaganda racconta i referendum stravolgendone in realtà il significato e raccontando ai lombardi che se passerà il referendum la Lombardia magicamente potrà trattenere il 50% del residuo fiscale, parliamo di decine di miliardi di euro, oppure diventare regione a statuto speciale. Ecco, questo tipo di propaganda evidentemente non ha fondamento. Se posso replicare, voi state aiutando questo tipo di narrazione, perché qui eravamo arrivati a un punto in cui mi pare si era abbastanza consolidato un giudizio diffuso che la riforma del titolo quinto del 2001 fatta dal centrosinistra sia stata per larga parte un errore, un pasticcio. Tant'è che nella famosa riforma costituzionale Renzi-Boschi uno dei punti, a mio giudizio forse anche il punto meno discutibile, quello che io per esempio mi sentivo di criticare di meno, era la parte che riguardava un qualche riaccentramento di funzioni in capo allo Stato, nel senso che si riteneva che su una serie di materie fosse stato insensato produrre 20 politiche diverse. E questo era stato uno dei punti anche di una battaglia del PD per dire che bisogna cambiare la Costituzione. Ora, a distanza di pochi mesi, il PD, che aveva sostenuto, poi nel referendum perso quella battaglia, perché c'erano altri aspetti che riguardavano il Senato, il modello di democrazia, improvvisamente ricambia linea e si mette a inseguire la Lega sul terreno di un federalismo sgangherato come quello disegnato dalla riforma del 2001 che bisognerebbe probabilmente rivedere. Tori dice che non insegue la Lega. Assolutamente. Perché loro hanno convocato un referendum che tra l'altro non aveva nessuna necessità perché quella procedura costituzionale non richiede affatto che ci sia un referendum consultivo. Si giudica quell'iniziativa sbagliata e tuttavia non si ha il coraggio di una battaglia a viso aperto, ci si mette a inseguire e poi si dice i leghisti la raccontano in modo diverso, ma se uno dice però andiamo a votare, votiamo sì, è chiaro che favorisce anche quel tipo di narrazione. Quindi mi sembra il segno questo di una confusione culturale del Partito Democratico, di una mancanza di autonomia, di un inseguimento subalterno che rischia poi di aprire il campo. Da questo punto di vista il caso dei vaccini è emblematico, ma si può pensare a due politiche del tutto diverse? Non confondiamo, dai. Come non confondiamo? Io vorrei, certo, una replica a Gori, veloce, però vorrei proprio parlare di economia, cioè vorrei sapere cosa cambia con la questo. Riforma della Costituzione bocciata nel referendum del 4 di dicembre rendeva più facile l'applicazione dell'articolo 116, che è quello di cui parliamo, nel senso che consentiva l'approvazione da parte del Parlamento con maggioranze semplici e non con maggioranze assolute. Quindi c'è coerenza in realtà tra la possibilità che le regioni richiamino a sé alcune competenze e quello che il referendum proponeva, perché il referendum in realtà andava a correggere alcune storture laddove Il problema che sia in Italia che abbiamo è che le regioni hanno troppo poche competenze, non ritiene in alcuni casi sulla gestione delle risorse sentiamo a un'inversione di 180 gradi rispetto al referendum. Sentiamo Puglisi. Stavolta dico una cosa relativa al mio campo, cioè la questione è quella del federalismo fiscale, cioè chiaramente, giustamente dice Gori che questo non è che il referendum sia il punto finale della faccenda perché poi c'è una parte decisa dal Parlamento, però la questione è che in realtà dal punto di vista del fatto che le regioni e gli enti locali in generale gestiscano le loro risorse, l'Italia è un disastro. Cioè nel senso che ha attribuito competenze dal punto di vista dei danè, come si dice dalle mie parti, cioè i soldi sono cosiddetta finanza derivata. Cosa vuol dire? Non derivata in senso opzioni future, semplicemente che sono soldi che vengono trasferiti dal livello centrale. Quindi l'idea della responsabilità
per cui c'è meno redistribuzione, non che non ci sia redistribuzione tra regioni in un paese che è uno, però dall'altra parte secondo me più risorse che vengono prelevate tramite tassazione, sono i soldi dei cittadini che vanno nella stessa regione, a me sembra una roba totalmente sensata e soprattutto che dovrebbe responsabilizzare di più, e ci sono evidenza statistica a proposito di questo, responsabilizzare di più gli amministratori locali. Da questo punto di vista io sono ben contento di andare a votare, votare sì. Ma questo toglie, professore, dal punto di vista poi delle ricadute sulle altre regioni e sulla distribuzione delle risorse, toglie noi qualcosa? Allora, chiaramente nel senso che i soldi certo non si creano, ma ciò che conta è l'atto dell'offerta, cioè quanto è produttiva l'economia, e da questa economia privata vengono tolti i soldi per finanziare la spesa pubblica, perché questo è il funzionamento dell'economia. Però sono soldi che vanno anche allo Stato centrale, attualmente, non andrebbero meno. Io penso che ci sia troppa redistribuzione in Italia. Comunque, diciamo che l'interpretazione... Il che crea cattivi incentivi, perché sostanzialmente la redistribuzione, che per certe cose può essere la cosa più sensata dell'universo, per esempio permettere a un bambino che di istruirsi fino questa al è la sua livello, idea, ma l'attuazione del referendum va in questa direzione o no? Pubblica, non lo so mica io. Con l'attuazione dell'articolo 16 è consultivo. L'attuazione dell'articolo 116 non porta alcuna sottrazione di risorse alle altre regioni, perché è semplicemente che quello che viene speso dallo Stato per la Lombardia o per il Veneto, per l'ambiente, viene gestito direttamente da quelle regioni, senza sottrarre risorse agli altri. Quello che sottrarrebbe molte risorse è invece la realizzazione di quello che racconta la Lega nelle nostre regioni, cioè se davvero la Lombardia trattenesse a sé decine di miliardi di euro che in questo momento invece valgono a sostenere l'economia di altre regioni, questo cambierebbe moltissimo. Ma su questo non sarebbe, nulla col 116. Polito. Allora, fermo restando che io vi chiedo di non invitarmi più in presenza di puglisti, perché la penso sempre nello stesso modo, quindi è del tutto inutile averne due. No, io penso che sia una cosa politica, cioè alla fine quello che sta venendo fuori è la verità, nel senso che questo referendum non cambia l'esito di questo referendum non cambia sostanzialmente i rapporti tra Stato centrale e regioni, rilancia però un tema che sembrava sepolto nel dibattito politico italiano, ha ragione su questo dottore, quello del federalismo e quindi anche del federalismo fiscale, sembrava sepolto per una serie di ragioni, non ultima il forte accentramento politico che c'era stato a Roma con il governo Renzi, perché Renzi in qualche modo, pur essendo un ex sindaco, ha fatto poi molto l'accentratore da molti punti di vista nei tre anni suoi di governo, e sembrava sepolto anche nell'interesse dell'opinione pubblica. Invece questo referendum lo rilancia, e secondo me è di estremo interesse, innanzitutto perché ha costretto, se posso dirlo tra virgolette, gli amministratori del PD lombardi, ovviamente secondo me, a sostenerlo, perché che possono fare? Possono contrastare un interesse evidente della loro regione, dei loro elettori, in base al principio nazionale che... Si poteva dire non partecipiamo. Sarei curioso di sapere, poi magari lo chiedo a Gori, visto che ho letto che ha un incontro con Renzi è stato dalle sue parti, lei ha convinto Renzi della giustezza di questa posizione, sarei curioso di sapere se questo vuol dire che il PD si schiererà formalmente a favore di questo referendum. E poi aggiungo, secondo me apre anche una discussione della Lega, perché la Lega di Salvini è stata fondamentalmente un movimento nazionalista. Lepenista nella prima fase, poi... Nazionalista, cioè Italia prima, prima l'Italia, no? La parola d'ordine di Trump. Questo referendum rilancia la parola d'ordine, il Nord, che come l'ha scritto sulla maglietta di Maroni qualche tempo fa a Pontida. Questa è una linea diversa, secondo me Salvini sta subendo questa concorrenza e anche questa corsa che ha fatto a sostenere Zaia con tanto entusiasmo sulla cosa dei vaccini, in qualche modo dimostra che è condizionato dal muoversi insieme dei due grandi governatori,
tra i quali potrebbe anche uscire ipoteticamente un possibile candidato premier del centrodestra alle prossime elezioni, intendo Zaia o Maroni. No, Federica, le do la parola su questo subito dopo la pubblicità. Grazie. Perché diciamo è i volti della Lega sulle possibili metamorfosi oppure andare avanti e indietro, però prima di andare in pubblicità però volevo capire da Giorgio Gori se questo, anche questo tipo di posizione effettivamente conferma la sua aspirazione a candidarsi per le regionali poi in Lombardia. Disponibilità, va bene, nota, ho usato. È nota. Detto questo, nota non ha nella forma di una lista civica, questo elemento è importante perché poi ne parliamo. Del candidato di una coalizione che io auspico la più ampia possibile, con forti componenti civiche, certamente perché in Lombardia il civismo è assolutamente importante. E con Pisapia. Sì, ma io spero anche con Dattore. Io spero anche con. Allora, di questo poi parliamo dopo, prima ci sarà Federica, insomma, molti temi e anche il gruppo di Visegrad, i no dell'Europa ancora sui migranti. Sì. Allora, di nuovo in onda, do la parola, come avevamo anticipato, a Federica, perché c'era una domanda, un'analisi di Antonio Polito che merita sicuramente una replica su una metamorfosi. Stiamo parlando del referendum che si terrà sia in Lombardia che in Veneto il 22 ottobre, che è un referendum consultivo che dovrebbe appunto assegnare, diciamo così, maggiori autonomie nella gestione delle regioni, che dovrebbe aiutare l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, del titolo quinto. Allora, Federica, effettivamente con questi referendum c'è un po' un ritorno alla Lega del federalismo piuttosto che a quella sovranista, lepenista che abbiamo visto, abbiamo anche raccontato anche qui a Omnibus tutto l'anno passato, come diceva Polito. No, ma allora io distinguerei dai racconti alla realtà. La Lega è sempre stata e rimane un movimento federalista, con le battaglie sull'immigrazione. Sì, però non siete venuti tanto nei dibattiti l'anno passato a dire federalismo, piuttosto invece a parlare di... No? Perché il problema contingente mi sembra fosse stata l'immigrazione, i temi erano su quello, parlavamo di quello, ma noi più volte abbiamo ribadito, probabilmente con poco risalto dati dai mezzi di informazione, che il nostro modello qual è? Quello di contrapporre al centralismo renziano, che l'abbiamo visto esplicitato nella riforma costituzionale, Gori può dire quello che vuole, però qualsiasi osservatore onesto e normale può constatare che è una riforma estremamente centralista, che annullava le autonomie e le peculiarità dei territori. Noi invece vogliamo contrapporre qualcosa di diverso, ovvero un modello che valorizzi le identità, le autonomie, le risorse dei territori. A noi piacerebbe, e l'ha detto Salvini più volte, che non soltanto Lombardia e Veneto, ma anche altre regioni dal nord al sud andassero verso la direzione di una maggiore autonomia. E quando ci viene detto da Gori, ma l'Emilia Romagna tratta, il presidente Maroni ha trattato, e lo sa Gori benissimo, e ha cercato di trattare più volte dal governo Letta, col governo Renzi, anche col governo Gentiloni. Come non è vero? Gori? Ma tu falsifichi la realtà. È esattamente vero il contrario. È vero che nel 2008, la Regione Lombardia aveva già avviato la procedura... la procedura per ottenere maggiori competenze dallo Stato, e l'aveva fatto con il governo di Formigoni da una parte, e a Roma c'era il governo Prodi, vinse le elezioni Berlusconi e i ministri della Lega, Maroni, Zaia, Bossi e Calderoli, imposero a Berlusconi e a Formigoni lo stop alla procedura di federalismo differenziato. Questa è la verità, questa è la storia. Federica, sì, prego, comunque lei sta dicendo, mi pare la risposta... Perché ho ascoltato... Voglio rispondere anche a questo che ha detto, perché non è che Gori, io capisco che ha preso, probabilmente era il ghostwriter di Renzi e l'impronta è quella, cioè raccontare balle,
Però, diciamo, come fa a dire una cosa del genere? Noi nel 2008 abbiamo proposto il federalismo fiscale, poi bloccato dal governo Monti, dove nella maggioranza c'era il PD, ma non prendiamoci in giro. Adesso va bene un po' raccontarcela, però Gori non è che può venire qua a dire la Lega va bloccata. No, è così. La Lombardia, il Consiglio regionale lombardo aveva approvato le materie, aveva aperto un tavolo di confronto col governo Prodi, lo coordinava l'onorevole Lanzillotta, e fu la Lega a fermare questo processo. Di non fare parlare nessun altro. No, però state gentilmente, visto che il suo concetto di però ha parlato, allora sulla voce chiedo gentilmente alla No, però non sono riuscito a finire un Federica, concetto. Finisca, però cioè, ma mi pare che finire. Prego, finisca. Ho ascoltato tutto lo scorso blocco, prego. Sono stato zitto ad ascoltarvi, cioè se permettete posso finire un concetto, grazie. Dicevo, quindi accusare la Lega che non vuole federalismo è una follia. Noi vorremmo che questo modello ci fosse tutto il paese. Il presidente Maroni ha cercato di trattare più volte. Gli ho parlato personalmente col presidente Maroni fuori dalle telecamere, in tempi non sospetti, e mi ha detto c'è blocco totale. Se dopo Gori oggi sta certificando che il governo nazionale rispetto a una regione a guida PD ha un atteggiamento diverso rispetto a una regione a guida Lega col presidente Maroni, è gravissimo, e sta certificando una cosa gravissima, altro che rapporti istituzionali. Allora, Puglisi voleva intervenire. Sì, questo referendum è nato, e chiudo con Polito, è nato con Salvini segretario. La manifestazione di Pontida che facciamo fra due fine settimana non è che l'ha fatta qualcun altro, l'ha fatta Salvini ed è incentrata sui referendum, perché noi crediamo che il modello delle autonomie, della valorizzazione dei territori, della valorizzazione delle differenze, che sono una ricchezza del nostro paese, non come Renzi che vuole fare tutta la stessa cosa indistinto, siano un valore aggiunto per il paese. Vabbè. Ed è questo. Allora mi pare che la risposta a Polito l'abbia avuta, però c'era un momento solo, Puglisi, poi do la parola a lei, però volevo chiedere ancora a Polito, anche perché questo tema qui, mi pare, il tema dei referendum ci porta alle regionali, e ci sono delle elezioni importanti, adesso ci arriviamo perché poi il farsi male a sinistra, che è il titolo che vedete, si riferisce alla questione in Sicilia, al caso Sicilia per il centro-sinistra. Però volevo chiedere a Polito, queste elezioni importanti che ci saranno, la Lombardia appunto nel 2018 e anche il Lazio saranno appuntamenti. Ma intanto, se posso dire una cosa, capisco la posizione di Federica della Lega che dice autonomia per tutti, quindi non c'è contraddizione, però è fuori di discussione che è difficile prendere voti in Sicilia chiedendo più autonomia alla Lombardia o in Campania, quindi vuol dire rinunciare un po' a quel tentativo di sfondare noi a sud Salvini. E probabilmente noi con Salvini e probabilmente affidarlo alla Meloni, cioè all'altra parte della coalizione, ma comunque queste sono sofisticatezze 94. Diciamo così politiche. Invece no, io sono molto convinto che queste elezioni regionali che si terranno all'inizio del 2018, quasi certamente, immagino, in coincidenza con quelle politiche, daranno molto il segno anche del risultato politico. Perché visto siccome che sarà un risultato proporzionale, mentre quelle non lo sono. Esatto, il risultato questo politico sarà incerto. Cioè si potrà tirare ognuno dalla sua parte perché non si capirà bene chi ha quello vinto. Quello delle regionali sarà incontrovertibile. È sicuro. Sui pesi. E siccome si vota nelle due più grandi regioni italiane, Lombardia e Lazio, e siccome in Lombardia e in Lazio c'è una probabilità concreta, secondo me, che vinca il centrodestra, spero di no. Ovviamente, cioè, ho detto probabilità, possibilità concreta. Gori è sicuramente forse il migliore candidato che il centrosinistra poteva scegliere da molto tempo a questa parte per le regionali lombarde, però in Lombardia lei non mi negherà non che insomma c'è una storia di vittoria del centrodestra, però a un certo punto un certo insediamento vento, elettorale no? In Lombardia, certo, sì. E il Lazio invece, che è un governo di centrosinistra, sappiamo che la gara è molto aperta. Quindi paradossalmente il voto di Lombardia e di Lazio, e di conseguenza ancor prima i due referendum che rilanciano il tema un po' caro al centrodestra, i referendum dimenticati, può avere un valore politico molto rilevante. Chiaro. Allora sì. Puglisi, prego, sì. E poi però dobbiamo arrivare a Da Torre che è lì, sì. Che c'è articolo 1 che deve spiegarci che succede in Sicilia. Prego. Sì, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva Polito prima riguardo al significato politico del referendum in Lombardia e Veneto. Ci sono tre temi su cui la Lega si è spesa, sono l'immigrazione, il tema della tassazione,
legato al federalismo fiscale e il tema dell'euro. Diciamo, sul tema dell'immigrazione uno potrebbe dire che Salvini è eccessivo, ma sicuramente sono gli altri partiti che si stanno spostando nella sua direzione, quindi questo è un dato di fatto politico. Il tema delle tasse, della spesa pubblica è aperto, è un tema su cui ci può essere convergenza in tutto il centrodestra. Dall'altra parte il tema che è caput è il tema dell'euro. Dopo che Le Pen ha perso in una maniera fragorosa in Francia, mi sembra che la linea Giorgetti del pensare ad altre cose, del pensare alla ridiscussione dei trattati, in che senso? Nel senso di stabilire dei meccanismi di trasferimenti non in Italia, ma a livello centrale da Bruxelles ai paesi in difficoltà, sia la linea da prendere nelle contrattazioni europee. Anche in Germania AfD, cioè l'unico partito anti-euro, è caput pure lui per la forza della Merkel. Quindi, diciamo, geopoliticamente ci sono due temi che sono rimasti forti. Ripeto, tasse e immigrazione, euro morto. Chiaro. Allora, da Torre come va a finire in Sicilia? Sarà Claudio Fava, il candidato di Articolo 1. Non ci sono possibilità di cambiare, che è in sicura, campo, quindi la vostra distanza dal Partito Democratico e da Micari. Ancora ieri credo Fava, che naturalmente adesso si sta organizzando e comincerà la campagna elettorale, ma ha ribadito la disponibilità a incontrarsi con Micari e a dire: se facciamo una coalizione di centrosinistra, proviamo con le primarie un candidato unitario. Mi pare che la posizione di Micari e del PD nazionale siciliano sia quella di dire: l'alleanza con Alfano per noi è irrinunciabile, è il perno sul quale costruire la coalizione in Sicilia, e quindi questo è l'ostacolo fondamentale. Noi abbiamo posto impedire al centrosinistra vittoria. Centrosinistra... Questo è il farsi male a sinistra oggi, che è l'editoriale di Paolo Mieli su Corriere della Sera, va un po' in questa direzione. Allora, sì, però devo dire, l'editoriale di Mieli l'ho trovato un po' attardato sui soliti schemi, la sinistra minoritaria. Guardiamo la realtà. Sicilia, noi veniamo da un'esperienza di governo complicata, quella di Crocetta, che non è andata bene. Serviva una discontinuità, cambiare impianto, cambiare protagonisti, e serviva probabilmente a rilanciare anche un profilo politico un po' più limpido rispetto ad alcune forze che hanno governato in questi anni. Il PD che fa? Mette al primo punto l'alleanza con Alfano, con tutto quello che Alfano rappresenta in Sicilia, Castiglione, il Cara di Mineo, tutto un sistema di potere che insomma lì ha una certa ramificazione e che viene da un insediamento sostanzialmente di centrodestra. E poi lavora invece a fare di crocetta uno dei supporter, uno dei principali sostenitori di Micari, evidentemente su una linea anche di continuità rispetto al lavoro degli ultimi anni. Mi chiedo, è questa la sinistra, è questo il centrosinistra? Però non è che è stato Articolo 1 che si è sottratto. Noi siamo ancora qui, a meno di un mese dalla presentazione delle liste, a dire se c'è la volontà di costruire una coalizione progressista di centrosinistra. Noi ci siamo. L'obiezione che MDP è in maggioranza di cui fanno parte Alfano? Ma è in una maggioranza che all'epoca innanzitutto non si costruì con Alfano, perché all'epoca in cui fu eletto Crocetta Alfano era il coordinatore di Forza Italia, per la verità non esisteva ancora NCD. All'epoca ci fu un'alleanza. Sì, però ci siete anche ora, che potevate, tutto sommato, avendo fatto un altro partito, non era scontato il vostro appoggio. Ma noi sostanzialmente, rispetto all'esperienza Crocetta, siamo fuori da mesi. Nel governo nazionale. A livello nazionale noi siamo in maggioranza. Sì, no, nella maggioranza, non so come ci state, però se lei ci dà la notizia che non lo siete essere in maggioranza vorrebbe dire che uno fa parte di una coalizione in cui ci si siede, si concorda, si decide, si decide cosa fare. Voterete a favore della legge di bilancio? Bisognerebbe conoscerla, bisognerebbe discuterla. Cioè, quindi non è sub iudice, quindi vuol dire che in linea di principio non si è nella maggioranza, perché la maggioranza politica, però non hanno... Giusto, no? La maggioranza significa un accordo in cui i contraenti decidono assieme le scelte. Sì, ma normalmente una maggioranza politica è scontato che vota la legge di bilancio a fine anno, no? Invece voi, giustamente, mi sta dicendo anche lei, dovete prima vedere cos'è. Quindi la mia battuta, che non siete
completamente, ah, certo, la maggioranza. Noi siamo sostanzialmente, parliamoci chiaro, siamo in una situazione in questi mesi quasi di appoggio che esterno, sostanzialmente. Allora, no, però, non siamo stati coinvolti in nessuna scelta. Non è stata mai detta con questa. Diciamo che la posizione di Articolo 1 MDP non è che quando si è formato il partito è stato detto usciamo dalla maggioranza. Oggi si può fare un titolo. Oggi si può fare il titolo da Torre MDP appoggio esterno al governo. Ma nella sostanza, la scelta forse più carica di implicazione che ha fatto il governo in questi mesi, reintroduzione sotto un altro nome dei voucher, quindi, che per noi è stata uno schiaffo. Deficit? Scusi, cosa volete per la legge di bilancio? Più deficit? Un attimo che le rispondo poi Puglisi. È stata fatta senza nessun elemento di... Anche sulla manovra, vediamo se si apre un'interlocuzione. Puglisi dice però... più deficit, per intanto lo propone il Partito Democratico, è stato Renzi. Di più, cioè quella di è stato Renzi. Spendismo. Noi proporremo una cosa, lo proporremo nei prossimi giorni, proporremo di dire... Visto che stiamo tra l'altro derogando ogni anno all'articolo 81, al pareggio di bilancio, tra l'altro per fare cose che servono molto limitatamente, i bonus, gli sgravi fiscali ai ricchi, facciamo una cosa semplice, diciamo che si può fare deficit e indebitamento ma solo per spese di investimento, cioè introduciamo nell'articolo 81 la Golden Rule e anche la manovra. Se dobbiamo chiedere a Bruxelles, come giusto fare, qualche margine in più, perché adesso il paradosso qual è? Che siccome l'economia va un pochino meglio, l'Europa ci chiede di fare una manovra un po' più restrittiva per effetto delle regole europee. Allora noi invece pensiamo che sia giusto sostenere una ripresa che è ancora molto fragile, non strutturale, ma va fatto con un cambio di politica economica rispetto agli anni scorsi, cioè basta regalare soldi con sgravi fiscali alle grandi imprese, alle famiglie benestanti, facciamo un piano di investimenti mirati per il lavoro, sblocchiamo le assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione, mettiamo soldi sulla sanità pubblica, sta diminuendo l'aspettativa di vita della popolazione. Va bene, Puglisi, poi Puglisi lo togliamo so che lei super sta ticket, lì. Ristabiliamo... è pronto su queste, sarà le antenne di Puglisi. Sono, no, le ho fatto sono, degli esempi. Sì, che sono quelli che fanno venire allergie, però prima c'era Gori. Sì, volevo tornare Gori sulla vicenda politica. Su. Sulla vicenda politica, perché insomma io spero che i prossimi giorni consentano un ripensamento delle strategie sulla Sicilia. Perché credo che davvero insomma, la prospettiva sia quella di provare a vincere oppure consegnare l'isola alla destra, in questo caso destra-destra, perché poi il Musumeci è quella cosa lì, o ai 5 Stelle, e MDP ha un ruolo, deve fare una scelta. Io credo che la scelta identitaria che esclude, che pone dei veti, non ci porti molto lontane. Anche perché... Col diavolo, che non funziona neppure in termini elettorali. Anche perché cioè, a me sembra per vincere, strano, io capirei. A me sembra strano che poi si mettano dei veti quando in maggioranza a Palermo abbiamo eletto insieme Leolu Orlando maggioranza in cui c'è il MDP e c'è AP. Non ovviamente è. C'è il Partito Democratico. Leolu Orlando lei è un interlocutore garbato. Micari è candidato di Leolu Orlando. Siccome ha sollevato un argomento, a Palermo noi abbiamo eletto Orlando, che lì evidentemente dava il timbro a tutta l'operazione. AP non ha presentato neppure la lista, si è presentata assieme al PD, ha un ruolo del tutto marginale, ha messo i singoli esponenti. Qui stiamo parlando del fatto che Alleanza Popolare avrà il vicepresidente ed è il contraente fondamentale dell'accordo, di questo stiamo parlando. All'indomani delle elezioni del 2013 si è formata una maggioranza di governo in cui c'era il Partito Democratico e c'era NCD, allora c'era ancora Pierluigi Bersani. C'era Berlusconi, veramente. C'era Berlusconi. Bersani ha rinunciato a fare il premier. Però io vorrei andare da Antonio Polito, perché poi alla fine arriviamo sempre a questo, anche nel farsi male, anche nelle osservazioni. Ma la Sicilia è il laboratorio che serve anche alla sinistra per, come dire, ipotecare, sbarrare la strada a Renzi. Alfano è un pretesto, la questione Alfano è un pretesto e l'obiettivo è, diciamo, è quello, è politico, interno o no? Ma secondo me nel MDP ci sono opinioni diverse. Diciamo, prevale l'idea che anche in futuro qualsiasi alleanza con un PD diretto da Renzi sia impossibile. Quindi è molto probabile che dietro le scelte, i movimenti, le decisioni, compresa quella siciliana,
alla quale però loro hanno, per la quale hanno avuto un grosso pretesto, ovviamente, perché siccome anche Pisapia aveva detto mai con Alfano, invece adesso c'è l'alleanza con Alfano, il pretesto c'è. Però io penso che quello che prevalga come orientamento politico generale è qualsiasi cosa che possa, diciamo così, cambiare la leadership interna del PD, cioè colpire, affondare il, diciamo, il periodo renziano, la gestione renziana, e poi dopo ricostruire un rapporto. Una sconfitta in Sicilia, Gori, sarebbe un colpo forte, quanto forte, rispetto alla leadership renziana del sarebbe partito? Un colpo, ma non credo un colpo decisivo, e comunque noi si lavora per vincere, non per perdere, ovviamente. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, mi dispiace Puglisi, subito dopo tocca a lei. Okay. Gori, prima di siamo tornati in onda, Gori, prima di passare, di restare sulla Sicilia a vedere le prospettive, però torniamo anche alla Lombardia, nel senso, questo tipo di obiezioni e di difficoltà a formare alleanza con gli ex fratelli di Articolo 1 è invece possibile che si recuperi? Io spero di sì. Noi in Lombardia abbiamo lavorato in queste settimane per costruire una coalizione che oggi io giudico provvisoria, ma che però comincia il suo percorso. È una coalizione che arriva fino a Campo Progressista, perché Giuliano Pisapia ha dato un sostegno esplicito alla mia possibile candidatura, però voglio dire che ad MDP abbiamo lasciato la porta non aperta, spalancata, nel senso che a me interessa molto che la coalizione comprenda anche coloro che sono usciti dal Partito Democratico. Credo che ci siano tutte le condizioni per fare insieme un progetto lombardo che prescinde francamente anche da quello che sta succedendo in Sicilia o a livello nazionale, o meglio mi auguro che la Lombardia possa davvero fare a sé. Le alleanze nascono dal territorio, non nascono a Roma. Io vedo che da Torre annuisce, per cui Pisapia avete litigato per la Sicilia, ma no, invece... ma l'impostazione di Gori mi sembra corretta, cioè non sarebbe sbagliato avere un automatismo nazionale. Qui, siccome non andiamo d'accordo a Roma o c'è stata una rottura in Sicilia, questo deve ripercuotersi in tutta Italia imponendo scelte ai territori. In Lombardia decideranno i lombardi e io mi auguro ci sia un confronto programmatico tra Gori e Articolo 1 nelle prossime settimane e magari si trovi un metodo, che possono anche essere le primarie, per arrivare a fare una coalizione che naturalmente poi vincola tutti, perché è chiaro che se si facessero delle primarie sulla base di alcuni punti programmatici condivisi, è chiaro che quello poi creerebbe un vincolo. Il renzismo di Gori è accettabile per MDP? Gori è... il renzismo da volto umano. Non mi pare che sia il tema. Guardi, gliela dico, io sono stato critico di Renzi in anni in cui parlare male di Renzi sembrava... Lei è uscito. Chiamavano il 118 nel 2014-2015, si ricorda il clima, sembrava di essere degli eretici. Ora il clima è molto cambiato e francamente adesso io che l'ho criticato in anni in cui probabilmente non era così semplice farlo, anche questo cambio di clima repentino che c'è lo trovo fastidioso, i tanti che sono scesi dal carro... Il punto non è Renzi, verso il quale personalmente io non ho nessun elemento di astio personale. Il punto sono le politiche, cioè perfino Renzi, se fosse disponibile a ridiscutere alcune scelte, a partire dalle politiche del lavoro, della scuola, io penso sarebbe sbagliato avere elementi di preclusione personale. Il problema è il che fare per l'Italia, il problema è un'analisi su quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni, non un veto di natura personale che sarebbe sbagliato. Puglisi, adesso tocca a lei, che si è allarmato per le posizioni di Dattore, la legge di bilancio. Cioè, oggi sono democristiano, cioè volevo cercare di riconciliare Gori e Dattore, se posso, sul fatto che in realtà a me le posizioni di Renzi non paiono assolutamente centriste, ma paiono
solidamente di sinistra, con il difetto che Renzi è andato a Palazzo Chigi senza avere fatto i compiti prima, e diciamo Gentiloni ha il vantaggio di una pacatezza che secondo me fa anche bene all'andamento dell'economia, se ne posso azzardare la cosa. Diciamo... Posso finire, però sì. La questione è che se uno va a vedere i dati Istat, cioè parlando di come sta andando l'economia, quindi buona cosa che grazie soprattutto alla Banca Centrale Europea l'economia italiana cresca largamente sopra l'1% senza arrivare al 2%, però l'Istat dice nel suo bollettino una cosa molto precisa, che è una cosa che nella legge di bilancio non vedremo perché questa è la linea di sinistra del PD. Il grande malato dell'economia italiana è il settore delle costruzioni ed è il settore immobiliare. Perché? Perché in particolare l'IMU, messa in emergenza da Monti, che doveva essere temporanea, è rimasta e il PD è ben contento di tenersi questi 10-12 miliardi di gettito in più. Ah, l'economia italiana comincia... È stata fatta una dabbenaggine, è una schifenza quella roba lì. Così dice, la questione è la seguente, uno non vende la prima casa perché la TASI è alta, uno vende la casa diversa dalla prima perché quello che era un bene rifugio degli italiani è diventato il bancomat del governo. Qualcuno vada a farsi un giro in qualsiasi località di villeggiatura, se può, e ti racconta la gente, gli agenti immobiliari ti raccontano del 40% di calo dei prezzi. E nessuno nel PD, io parlo con i miei amichetti economisti dentro il PD, tutti quanti dicono ah no, non si può fare, perché la linea è quella del fatto che i ricchi devono piangere o i presunti ricchi. Quello è il grande malato dell'Italia. Posso chiedere a Puglisi qual è un paese europeo in cui non c'è la tassa sulla casa, sulla seconda casa? Ma io dico un'altra roba. Io dico che sta dicendo il contrario. Parliamo di numeri. Allora, a parte il fatto della presenza del settore pubblico in Italia che è elevata, okay, non è che uno può togliere le pensioni, poi togli gli interessi, eccetera, eccetera. Ma dice delle cose che non hanno fondamento empirico, Puglisi. Ma mi fa parlare. No, però dica dei dati. Mi faccia parlare. Sta parlando solo lei. Ma di che? Vabbè, comunque, allora, come dice il mio amico Carlo Stagnaro che sta al governo, cioè non è che prendi la carbonara, gli togli la pancetta e l'uovo, viene la pasta in bianco. Quindi dice, la spesa pubblica in realtà è bassa se togli le pensioni e gli interessi. Vabbè, la questione è la seguente, se tu dal settore immobiliare metti insieme l'IMU, la TASI, le tasse sui rifiuti e l'imposta di registro, che è una mazzata, la pressione fiscale dell'Italia sugli immobili è sopra la media europea, cioè non andate nel mio campo, questo è il campo della finanza pubblica, che è il mio, questi sono i dati, non è che potete, l'IMU, abbiamo tolto l'IMU sulla prima casa, poi ci dimentichiamo che l'imposta di registro e le altre imposizioni locali sono una mazzata. E il dato fondamentale, qui chiudo veramente, mi scuso, è che l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea in cui continuamente i prezzi delle case stanno scendendo. È un'emergenza macroeconomica, un'emergenza a questo punto microeconomica, perché la gente pensava di avere un patrimonio, ce l'ha molto di meno, che il governo di sinistra del PD, voi alleati o non alleati, non avete nessuna intenzione di toccare. Allora, i prezzi delle case scendono perché siamo ancora in una crisi di domanda e questo naturalmente ha ripercussioni anche su... Ma tasse non contano niente. Però volevo andare da Federica. Quale paese europeo non tassa la casa? Perché qui veramente siamo... Ho detto di togliere le tasse, ho detto semplicemente... Lui era critico anche sull'abolizione dell'IMU sulla prima casa, in realtà. È tassata la compravendita di tasse. L'abbiamo tolto... Parlando di un'altra parte, non è prima casa. Scusa, io insegno scienze delle finanze, allora, e quindi dobbiamo pure insegnare diritto tributario. Allora, la faccenda è questa: che l'imposta di registro su ciò che è prima casa, quindi c'è la fissa della prima casa, è il 2%, sul resto è il 9%. Certo. È una mazzata micidiale, è un'idiozia. Sì. Primo provvedimento tagliato temporaneamente. Il tema c'è, naturalmente. Allora, però, io volevo andare da Federica. Sul 9 e 10. Vabbè, 9-10, ma non è che è stato silenzioso. Sul nuovo è il 10%. No, sul nuovo è il 10% del... Com'è? Certo, sì, sul nuovo seconda casa il 10% della rendita, calcolato sulla rendita catastale, ma del costo di acquisto, una follia, quindi vuol dire tutte le imprese edili che non riescono a vendere, il 10% sul costo d'acquisto, cioè l'IVA il 10% sul nuovo. Sì, d'altra parte stiamo parlando, sono costi spropositati. Giusto. Certo, allora... Sul nuovo sì, perché non c'è l'imposta di registro sul nuovo, c'è l'IVA. Io però volevo per tornare, riguarda, perché lo abbiamo... una follia, ma oltre... E mi scusi, faccio solo un passaggio velocissimo. Datore risponde, ma in quale altro paese non c'è la tassa? Quella
discutiamone, però in quale altro paese ci sono le tasse che ci sono in Italia? Io ricordo che la pressione fiscale complessiva in Italia è del 68,3%, in Slovenia del 34%, in Austria del 50%. Non è che se uno somma imposte sul lavoro, imposte sulle rendite, imposte sulle case, vuol dire diventa una situazione insostenibile. Ma infatti devo decidere a chi tagliarle le tasse che paga un cittadino. Cioè, voi proponete la flat tax, di toglierla, di fare pagare a tutti la stessa... Certo, su questo non siamo d'accordo, questa è un'impostazione, però, diciamo, liberista, reganiana, su cui siamo in totale dissenso. Però questi saranno temi e sono temi. Sono pienamente d'accordo, ma il fondo qual è? Che noi crediamo, che un'impresa che cresce, investe... può dare posti di lavoro, voi credete che tutto deve venire assolutamente dallo Stato? Assolutamente no, assolutamente no. Crediamo nella piccola e media impresa. Anche noi crediamo nella piccola e media impresa, assolutamente. E infatti volete massacrare... Ma assolutamente massacrare, no, si sbaglia, Sogni di avere un assolutamente reddito un po' più alto, è così. Io avrei fatto pagare la tassa sulla prima casa a chi ha un immobile di pregio, figuri, abbassandola per chi non la può pagare. Io sarei per ridurre l'IRPEF sui redditi medio-bassi, io sarei per aiutare i piccoli imprenditori, perché noi chi facciamo pagare? Volevo andare a questo punto ad Antonio. Se voi proponete la flat tax, di togliere la tassa sulla seconda casa, è evidente che state facendo propaganda, perché questo creerebbe un buco gigantesco nei conti pubblici, cioè state proponendo delle cose che non hanno ma quale spending review? Ma vada in un ospedale, vada in una scuola, vada in una provincia, spending review, ancora non si sta facendo. Però scusate, stiamo andando su un lato. Prego, Federica, finisca. Ho parlato 3 secondi, mi salgono addosso in 10 e poi sto zitto. Prego. E questa è l'impostazione. Grazie. No, se infastidisco, guardate, non parlo, sto zitto. Ma no, detto prego. Voglio dire. No, ma hai capito, sembra che quasi che voglio parlare a tutti i costi e do fastidio. Però, io veramente le volevo fare la domanda sui migranti, però lei era per questo che... Ho capito, io prego, parlo sui migranti, però parlate... dicevo, è un'impostazione proprio culturale diversa, sono d'accordo con la Torre. Noi crediamo... che quando c'è un abbassamento della pressione fiscale si crede nel paese e chi vuole produrre, pensiamo che sia una crescita e anche maggiore entrate per lo Stato, un'impostazione diversa. Loro invece credono che soltanto l'intervento del pubblico a prescindere possa far credere lo Stato. Io non sono d'accordo. Io penso che l'abbassamento delle tasse non sia una spesa, sia un investimento. E tramite questo investimento si possa far crescere il paese. È un'impostazione culturale diversa, sono d'accordo, è legittima la tua. Legittimamente è un'ispirazione leganiana, la curva di Laffer, cioè l'idea che se tagli le tasse aumenta il gettito. Certo. È smentita allora, empiricamente. Però questi temi qua che saranno concreti, un concreto confronto durante la campagna elettorale, però c'era una questione che avevamo lasciato fuori e che invece comunque mi preme di commentare, se non altro, perché è l'altra disobbedienza che avevamo annunciato all'inizio, cioè il fatto che sui migranti l'Italia, diciamo, ottiene, adesso non era rivolta all'Italia, ma insomma ottiene un risultato importante, visto che la Corte del Lussemburgo dice i migranti, i rifugiati devono essere redistribuiti, riallocati presso tutti i paesi, nessuno si può rifiutare, lo dice perentoriamente e condanna Slovacchia e Ungheria, però Antonio Polito, poi i paesi del gruppo, questi paesi dell'est del gruppo di Visegrad in realtà continuano a fare braccio di ferro. Oggi ci sarà una missione di Gentiloni nella Repubblica Ceca, che non è uno dei due paesi condannati, però è comunque un paese che ieri ha detto subito: noi siamo disposti anche a rinunciare ai soldi pur di non avere migranti. Ma certo, questi egoismi nazionali che sono verificati, manifestati soprattutto in paesi che pure, come posso dire, dovrebbero molto all'Europa, nel senso che in qualche modo hanno ottenuto il sogno della liberazione dal giogo sovietico e russo, anche grazie al fatto che da quest'altro lato c'è stata un'Europa che poi li ha accolti, perché ricordiamo l'allargamento, quindi è giusto anche avere una certa indignazione nei confronti dell'atteggiamento di questi paesi. Voglio però aggiungere 2 cose. La prima è che non è che la Corte ha condannato questi paesi, ha respinto il ricorso di questi paesi, ha confermato la validità di una decisione dell'Unione Europea. Ha detto che quella decisione non può essere messa in discussione per l'esattezza. Esattamente. Certo. Cioè, il loro ricorso ha avuto un no. Quindi questo adesso, diciamo, cosa succederà, francamente non lo so. Quindi vuol dire che però la legge, il provvedimento deciso, vale quello e deve valere per tutti. Ma d'altra parte valeva già, tant'è vero che credo che non so se hanno aperto una procedura di infrazione.
all'Europa, la Commissione nei loro confronti. Cioè, voglio dire, è solo ad adiuvandum, cioè aggiunge un tassello. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa più sostanziale. Questo programma di ricollocazione è già fallito da tempo, cioè non è soltanto i due che hanno fatto ricorso, in Europa non li ha presi nessuno, neanche la Germania, che è stata la più generosa con la ricollocazione italiana, ne avrà preso alcune centinaia, credo forse oltre il migliaio, altri paesi sono 7, 150, 12, quindi... Diciamo che anche un numero l'Italia... che poi non è enorme, perché si parla di 160.000 persone. Sì, ma sono stati, diciamo, il programma è fallito. 27... Sì. È talmente fallito che l'Italia a un certo punto ha deciso di pigliare un'altra linea, che è quella che ha preso il governo Minniti nel Mediterraneo, però insomma, il principio che è la linea che funziona. Cioè, festeggia. Questi paesi che ricevono sostanziosi aiuti economici dall'Unione Europea, quindi ci sono anche i soldi degli italiani che vanno... sostenere le economie dei paesi dell'est europeo, a mio giudizio non possono sottrarsi a obblighi di solidarietà, e quindi io mi auguro che invece si vada fino in fondo e che quindi ci sia una sanzione da parte della Corte di Giustizia Europea. Se cioè non, sarebbe un risultato se non politico, riaprirà, è un risultato politico. Il risultato di sostanza, a ragione Polito, secondo me si ottiene in due modi. Il primo è facendo quello che ha fatto l'Italia in questi mesi, cioè trovando un modo per governare i flussi, tant'è che i dati ci dicono che agosto 2017 registra sbarchi dell'81% più bassi dell'agosto del 2016, quindi c'è una effettiva capacità, alla luce degli accordi che sono stati fatti dal ministro Minniti, di governare questi processi. E l'altro aspetto è invece l'apertura che mi pare si stia registrando sulla revisione del Trattato di Dublino, che assegna, come sapete, l'impegno ad accogliere i migranti al primo paese dove questi sbarcano. Quindi oggi è una croce sulle spalle dell'Italia e della Grecia. Questo è l'altro risultato politico a cui noi dobbiamo puntare. Anche perché se me. Si apre la rotta del Mar Nero, come pare, non escludo che anche i paesi del gruppo di Visegrad possano avere... Anche loro, infatti conviene anche a loro da quel punto di vista. Prego, Federica, siamo in chiusura, prego. Chiuda lei. Sì, guardi, le rubo un minuto. Intanto siamo, mi sembra, all'apoteosi, poi Gori parlava di campagna elettorale. Loro sono quelli che hanno governato da 4 anni a questa parte la questione immigrazione con disastri enormi che stiamo pagando adesso. Adesso si sveglia, abbiamo la soluzione, l'hanno voluta. Hanno firmato degli accordi, come l'allegato di Triton, per portare tutti nel nostro paese. Di cosa stiamo parlando? Adesso capisco che loro hanno la concezione che i cittadini siano una manica di cretini e quindi a 6 mesi dalle elezioni possono raccontargli qualsiasi cosa. No, ma non sono testimoniato da come hanno governato. In seconda cosa, fatemi finire, non c'è però, mai una soluzione. Ma adesso basta. Cioè, voi avete detto quello che volete, ogni volta che parlo io qualcuno interrompe, prego. No? Seconda cosa, quando riguarda i ricollocamenti, capite che è una presa in giro. Abbiamo parlato fin dall'inizio, indipendentemente dal successo o meno delle operazioni, che è stato giustamente detto che è stato un fallimento, ma soltanto di chi ha lo status di rifugiato. Ma di cosa stiamo parlando? Noi in Italia sono la più bassa percentuale, una piccolissima parte. I ricollocamenti non servirebbero a nulla per risolvere il dramma, il problema che sta vivendo adesso il paese. Quindi la domanda sui ricollocamenti... Alfano che festeggiava... La questione dei ricollocamenti però ci poneva una, la chiave, insomma, a cui l'abbiamo posto era nei termini un po' tra stati nazionali e decisioni centrali, ancora una volta si riproponeva in Europa, questa era un po' la ratio. Ci dobbiamo fermare, anche se ci sarebbero, come vedete, ancora molte cose da dibattere e approfondire, lo faremo nelle prossime puntate. Linea Andrea Pancani, Coffee Break, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito da casa, buona giornata a tutti.